Bentornato, Desmond. Sarai lieto di sapere che stavolta ho una buona notizia. Sì? Sono riuscito a trovare una fonte di energia. È abbastanza vicina. Oggi si va a Manhattan. È sicuro andarci? L'Abstergo ci starà sicuramente cercando. Beh, certo che non lo è. Però non possiamo star qui sperando nella buona sorte, giusto? Quella fonte di energia è indispensabile. E so che possiamo contare sulla tua furtività. Forse. I Templari hanno accesso a un mucchio di satelliti e circuiti video. Ci serve un modo per coprire il nostro segnale digitale. Eventualmente posso anche camuffare il furgone. Ma non posso fare molto per noi. Io sono pronto. Hanno assicurato oggi che sono pronte a gestire il picco di radiazioni solari. Si prevede che le interruzioni di corrente saranno minime. Se solo sapessero. Che cos'è? Una telecamera a distanza. Ci permetterà di seguirti mentre sei in missione. Con questo potremo parlarci. Ci siamo quasi, quindi ascolta. Il manufatto è in un ufficio dentro a un attico di Manhattan. Dato che è notte, se entrerai normalmente verrai notato. Crediamo sia meglio che tu ti introduca lì dall'alto. Che vuol dire dall'alto? Senti? Prova. 1, 2, 3. Sì, ti sento bene. Ora accendi la telecamera. Ho l'immagine. Inizio l'analisi. Ottimo! Ho segnale bello forte. Solo una cosa, Sean. Vaffanculo!
Oddio. C'è un lato positivo. Non ci sono guardie qui. Sì, ma anche uno negativo, però. Al primo passo falso non sei passato, sei trapassato. Zitto, Sean. Sei quasi, Desmond. Una volta salito in cima a quella gru dovresti essere abbastanza in alto da saltare. Dovrei? Andrà bene, tranquillo. Beh, fossi te non lo sarei. Sono sicuro che aveva bevuto mentre faceva i calcoli. Sean! E dai, era una battuta. Forse. Quando sei pronto, al mio segnale apri il paracadute. Il tempismo è importante. Se lo apri prima o dopo mancherai l'edificio. Non è stato così male. Bene. Tu devi essere Desmond. Non mi aspettavo questo. Ma temo che non vi restino molte altre opzioni ormai. Tu chi sei? Chiedi a tuo padre. Ora dai qua. Non credo proprio. Senti, non sono qui per ucciderti. Ma il capo non mi ha vietato di darti una lezione, quindi... se fossi in te io... Oh! Allora, chi diavolo è Daniel Cross? Che tu ci creda o no, un tempo era un assassino. Anzi, l'assassino, per essere precisi. Ma venne fuori che era un agente infiltrato, mandato dall'Abstergo per spiarci e minare l'organizzazione. Come sapeva che tu eri lì? Forse ci controllano. Mi avranno beccato nella loro rete e avranno mandato Cross a controllare. Se sapessero già dove siamo ora, li avremmo qui. Però, devo dirlo, la vedo molto grigia per le prossime spedizioni. Ho messo delle telecamere lassù. Se arrivano, li vediamo. Ti suggerisco di scoprire dove va inserita la fonte di energia. O se vuoi, puoi tornare da Connor. Tutti i manufatti del mondo sono inutili senza la chiave.
Figlio, ti devo delle scuse. Io non dovevo reagire così prima. Devi capire che non sono molto bravo con le parole, anche se viviamo vite straordinarie. Quella ordinaria non mi dispiaceva. Non puoi negare chi sei, Desmond. Me ne sono accorto. Senti, è stupido continuare a litigare così. Lo so, sono stato un pessimo padre. Scusami, mi dispiace. Ma adesso devi capire che le mie intenzioni erano buone. Sei mio figlio, ti voglio bene. Allora mi importava solo che non ti accadesse nulla di male, senza pensare alle conseguenze. Tregua. Volevo chiedertelo appena ti ho visto, ma la mamma non sarà... No, no, lei sta bene. Ma abbiamo deciso che era meglio separarci stavolta. Penso sempre al peggio. Beh, per ovvi motivi. Posso almeno salutarla. Mi spiace, è rischioso. Ma quando sarà finita? Già, quando sarà finita. Noi abbiamo mai provato a fare pace con i Templari? Nel corso della storia ci sono stati momenti, non pochi in realtà, ma è impossibile. Ci sono differenze filosofiche insormontabili. Se arrivassimo a una pace, non sarebbe tregua, ma sottomissione. Ma sapendo che cosa accadrà, non avrebbe senso provare a parlare con Vidic per cercare un accordo, anche solo temporaneo? Se stessimo sempre a guardarci le spalle non otterremmo nulla. Pensaci. Siamo più produttivi in guerra. Non abbiamo mai infiltrato qualcuno per colpirli come loro hanno fatto con Lucy o Cross. Noi abbiamo mai provato a fare pace con i Templari? Nel corso del... Ah, Desmond, eccoti qui. Me lo fai un favore? Forse. Quando sarà finita, vorrei portare indietro l'orologio dell'Animus. Ma proprio indietro, eh? Al tempo della prima civilizzazione. Credi che funzionerà? La qualità era molto buona quando sei entrato in Altair. Anche se erano passati soltanto 1000 anni, mentre io punto a tornare a 70.000 anni fa. Certo, conta su di me. Sono curioso di sapere com'era la vita allora. Ottimo. Scommetto che impareremo molto. Quindi è così che è iniziata. Che stai combinando? Sto ripassando un po' la storia americana. Già, la storia. Insegnano cose un po' strane nelle scuole. E cioè? Beh, intanto non è stata una vera rivoluzione, ma una guerra civile. Anche se non molto civile. Insomma, non era America contro Inghilterra, ma inglesi contro inglesi. E si capisce anche come è iniziata. Una guerra ne ha scatenata un'altra. Dici la guerra dei 7 anni? Esatto. Sembra che la corona avesse speso molto per fare guerra ai francesi. Così si coprì di debiti. Sperando che i coloni avrebbero condiviso quel peso, introdusse nuove tasse. Era una richiesta ragionevole, anche se il Parlamento, gestì molto male la faccenda. Beh, non è molto corretto tassare la gente per una guerra che non vuole. Cosa stai dicendo sul serio? Non hai visto George Washington con Edward Braddock? Era nel mezzo di quella guerra. Quindi la corona spese chissà quali somme di denaro per ottenere le terre per l'espansione dei coloni. E quando chiese loro aiuto... Ecco, proviamo a metterla così. Re Giorgio e i coloni escono insieme a cena, ci sei? E quando arriva il conto, Giorgio chiede loro di contribuire mettendo la loro parte. Giusto, no? E ricorda che ha già offerto loro la cena per almeno una decina d'anni. Ma i coloni, sostengono di aver ordinato solo un'insalata e un bicchiere d'acqua. Peccato che il tavolo sia pieno zeppo di avanzi di cibo e di bottiglie di vino vuote. E quando il re glielo fa notare, loro che cosa fanno? Oh, rovesciano il tavolo e lasciano di corsa al ristorante, meditando forse di tornare più tardi a bruciarlo. Hai dimenticato la parte in cui il re estrae la pistola e chiede ai coloni di pagare la cena per l'intero ristorante? Giusto, sì, giusto, certo. Se avesse estratto la pistola, e non sono sicuro che l'abbia fatto, sarebbe stato solo l'ennesimo tentativo di far pagare ai coloni la loro giusta quota.
Ma come si fa a stabilire la giusta quota di qualcuno? A quanto pare con una guerra. Chissà quanti posti del genere esistono. Ce ne sono decine, in tutto il mondo. E nessuno prima di noi li ha mai scoperti. Non penso sia così. Eh? Quando ero all'Abstergo, Vidic parlava di nascondere le scoperte fatte dai non templari. Ho idea che l'abbiano fatto più volte. Sapranno un mucchio di cose. Ti penti di aver scelto noi? No. Penso invece al momento in cui sconfiggeremo quei bastardi e accederò ai loro archivi. Forse ho trovato un'altra fonte di energia. Dopo Desmond, sono nel mezzo di una cosa importante ora. È che ho da fare, e lo dico sul serio. Noi abbiamo mai provato a fare pace con i Templari? Nel corso della storia ci sono stati momenti, non pochi in realtà, ma è impossibile. Ci sono differenze filosofiche insormontabili. Se arrivassimo a una pace, non sarebbe tregua, ma sottomissione. Ma sapendo che cosa accadrà, non avrebbe senso provare a parlare con Vidic per cercare un accordo, anche solo temporaneo? Se stessimo sempre a guardarci le spalle, non otterremmo nulla. Pensaci. Siamo più produttivi in guerra. Non abbiamo mai infiltrato qualcuno per colpirli come loro hanno fatto con Lucy o Cross. Certo, ma non è servito. Mandavamo persone o troppo deboli che venivano manipolate o troppo dure, incapaci di portare avanti la recita. È che mi sembra che vogliamo tutti la stessa cosa. Usiamo le stesse parole, ma sono soltanto parole. Alla fine conta solo la libertà. Noi la vogliamo, loro no. E quindi la nostra lotta non avrà mai fine, almeno finché una fazione non verrà sconfitta. Credi che sia possibile? Forse no. Entrambi esistiamo in forme diverse fin da... da sempre. Ma le cose possono migliorare rispetto a ora, ed è già qualcosa. Mi hai cercato, papà? Dopo la mia fuga? Ogni giorno. Ma andiamo. Davvero? Ogni notte indagavo. Cercavo il tuo nome o pseudonimi vari. Speravo di trovarti. L'Abstergo mi ha battuto sul tempo perché aveva più risorse di me. Ma ancora pochi giorni e ce l'avrei fatta. Beh, ora sono qui. Ne sono felice. Tu credi che Lucy provasse dei rimorsi? Credevo di conoscerla bene, ma è ovvio che non era così. Quindi non so proprio cosa risponderti. Sembrava così sincera, però. Come se davvero credesse nella causa. Già, la prima volta che l'ho visto ho pensato lo stesso di Cross. Continua a succedere ancora e ancora. Che cosa? Tutto. Inizi a preoccuparmi, Desmond. No, sto bene. Davvero. Tranquillo. Bene, allora. Che ne dici di tornare subito nell'Animus? Dobbiamo trovare la chiave. Ora dovremmo tornare da Connor. So che rischio di passare per stupida, ma ho la sensazione che qualcuno ci osservi.
E in effetti è così. È Junone. O una parte di lei. Pensi sia un ologramma? O un fantasma? O qualcos'altro? Parla con noi come Minerva parlava con Ezio? Non lo so. E chissà a cosa stavano lavorando qua giù. Ci sono tante di quelle stanze ancora chiuse. Ma tu credi che lei sia davvero qui? In attesa da qualche parte? Che sia viva? Ancora viva? È assurdo. Nel caso lei avrebbe almeno 75-80 mila anni? Erano molto forti, certo, ma non così tanto. Erano qui a cercare un modo per sopravvivere. E se l'avessero trovato? Come ti è sembrato, Cross? Che intendi? È diverso da te. Tu non sai cosa è successo, credo. Per molto tempo è stato importante per noi. Era un'altra persona. Sean ha detto che era un loro agente, come Lucy. Ti sbagli. Lei ha scelto. Ma Cross, se leggi i file, l'Abstergo gli ha fatto delle cose terribili. Rebecca. Sei fortunato. Come noi. Qualcuno almeno ci vuole bene. Si preoccupa di noi. Ma lui era solo e le persone di cui si fidava allora lo hanno usato. Lo conoscevi? No, ma conoscevo Anna. E chi era? Lei voleva aiutarlo, si fidava di lui. C'è stato un attacco circa un anno fa. Lei è rimasta indietro a coprirci la fuga. Ha provato a convincerlo, ha provato a sistemare le cose. Cos'è accaduto? Che cosa credi che sia accaduto? L'ha uccisa. È questo che fa, è l'unica cosa che sa fare. A volte mi chiedo se anche per noi non sia lo stesso. Rebecca. Vorrei restare da sola ora. Vorrei restare da sola ora.